finalmente l'organico è pieno. Per quanto riguarda il Tribunale, sì, non la stessa cosa possiamo dire per l'organico della Procura, dove abbiamo ancora 4 vuoti, perché con la presa di possesso di 2 nuovi sostituti avvenuta ieri, adesso abbiamo 9 sostituti su 13, quindi una rilevante scopertura che comunque ci consentirà, con la nostra dovuta sacrificio, di portare avanti tutte le inchieste che abbiamo, e sono veramente tante. Cosa ha voluto dire a questi giovani magistrati? Io ho voluto dire che sono effettivamente dei ragazzi sicuramente preparati, perché per superare questo concorso non possono non esserlo, ma che ad ogni vicenda che andranno a esaminare ci sarà sempre al centro dell'attenzione l'uomo, e quindi non bisogna mai astrarsi, ma bisogna considerare il problema della dignità di ciascuno in qualsiasi decisione andranno ad emettere. Per quanto riguarda anche il territorio di Agrigento, cosa ha detto? Il territorio di Agrigento credo che sia ormai conosciuto, perché purtroppo è un territorio ad alta valenza criminale, dove è diffusa ogni tipo di delinquenza e dove bisogna stare estremamente attenti nell'esercizio di queste funzioni. Cosa significa per il Tribunale l'ingresso di questi nuovi magistrati? È importantissimo, adesso lo possiamo dire a ciclo compiuto. Abbiamo attraversato un momento davvero estremamente difficile, con scoperture d'organico insostenibili. Per i primi 2 anni dell'ultimo quadriennio abbiamo avuto una scopertura del 30%, come dicevo poc'anzi. Poi nell'ultimo biennio, dal 2012-2013 e fino a tutt'oggi, noi abbiamo a oggi ancora una scopertura superiore al 50%, quella di fatto. Sono situazioni insostenibili, anche perché il carico di lavoro di Agrigento non ha uguali se non in pochissimi luoghi della nazione. La mafia, la corruzione, la crisi economica e l'immigrazione clandestina rendono questo tribunale un po' un unicum, è veramente un luogo di frontiera. Qui si fanno delle esperienze professionali inimmaginabili in altri posti, e questa scopertura è piovuta proprio nel momento in cui l'aumento della quantità di lavoro è stata sensibilissima. Siamo riusciti a tenere in piedi il meccanismo, ancora oggi il Tribunale di Agrigento è tra i tribunali virtuosi d'Italia, pochissime le prescrizioni pronunciate. Certo, la situazione è diventata insostenibile. Oggi i ruoli si ridisegnano completamente, ciascun magistrato avrà una quantità di lavoro adeguata alle sue forze, senza chiedere sacrifici disumani potrà rispondere alla collettività per qualità, in qualità e in tempi adeguati. Che messaggio dà a questi giovani magistrati? Grande speranza. Chi va via da Agrigento dopo un'esperienza professionale esce fortificato, è un banco di prova fortissimo, però guardi, posso testimoniarlo a titolo personale, quando in incontri in campo nazionale, corsi di aggiornamento, io mi vengono incontro tantissimi ex colleghi che hanno fatto, sono andati a lavorare là, e hanno un ricordo indelebile, è come se ancora fossero qua, mi chiedono di tutto e di più. È un'esperienza che segna per la vita e forma. Qualcuno ha avuto la bontà di testimoniare che qui ha imparato la grammatica del comportamento e della deontologia professionale. Questo ci inorgoglisce.